Inizialmente le carte vengono mostrate e scoperte per qualche secondo, dopodiché dovrai trovare tutte le coppie di carte. Parla, gioca, si muove e aiuta i piccoli ad imparare a leggere e a scrivere. Il suo nome è Nao, il piccolo robot a fianco dei bambini con disturbi di dislessia. Il Result presenta così uno strumento nuovo per soddisfare i bisogni dei piccoli nel percorso di apprendimento scolastico. Il sistema robotico multimediale cofinanziato dalla Regione Puglia è stato presentato alla Fiera del Levante di Bari nello spazio Ricerca e Innovazione nel padiglione 152 della Regione Puglia. Ideato da Il Result, il progetto Robin rientra fra i vincitori del bando Apulian ICT Living Labs. Si tratta di un ecosistema aperto dove l'utente partecipa attivamente al processo di ricerca e sperimentazione di soluzioni innovative ideate attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Adottando questa metodologia, la Regione Puglia mette a disposizione delle piccole e medie aziende del settore alcuni strumenti finanziari previsti dal programma operativo FESR, obiettivo convergenza, investiamo nel vostro futuro, asse 1, linee di intervento 1.4, azione 1. 1.4.2 Supporto alla crescita e allo sviluppo di piccole e medie imprese specializzate nell'offerta di contenuti e servizi digitali. Obiettivo è sviluppare e valorizzare nuovi prodotti e servizi per le aziende e le famiglie dell'intera regione. Abbiamo utilizzato il robot Nao, che è un robot prodotto dall'azienda francese Aldebaran, uno dei robottini più evoluti al momento in circolazione, come supporto alla dislessia. Sostanzialmente abbiamo creato una piattaforma di esercizi didattici dedicati ai bambini dislessici e abbiamo usato il robot Nao come motivatore per l'esecuzione di questi esercizi. Quindi il bambino dislessico esegue gli esercizi, nel momento in cui gli esercizi sono eseguiti correttamente il robot Nao incita il bambino a proseguire. Se il bambino sbaglia, commette un errore, il robot Nao cerca di incitarlo, come dire, facendo in modo che minimizzando l'errore, invitandolo comunque a proseguire l'esercizio. Oggi in Italia un bambino su 25 soffre di disturbi riconducibili alla dislessia, con difficoltà particolari nella letto-scrittura. Le stime ufficiali parlano di un alunno in ogni classe. Nao è un sistema antropomorfo, interattivo e integrato con una piattaforma e-learning che il Result sta realizzando con il progetto Robin. Grazie ad un ambiente ludico e stimolante potrà proiettare e migliorare l'efficacia dell'apprendimento a scuola, con un impatto positivo nel percorso cognitivo, relazionale e di crescita dei bambini. Il progetto nasce dal bisogno di utilizzare tecnologie e metodologie innovative a supporto dei dislessici nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. Nello specifico l'Associazione Psicopedagogica Percorsi e l'azienda iResult, sotto la supervisione del Comitato Scientifico dell'Università del Salento, ricercano e sperimentano la robotica ed una piattaforma LMS come strumenti compensativi per favorire l'apprendimento dei dislessici, che, come è noto, costituiscono il 4% della popolazione italiana.